Intervista nell'ambito di Next Gems, questo appuntamento di assoluto rilievo organizzato da Twin e Virgilio Aiar, un appuntamento che ha, diciamo, ha un pregio in sé di far incontrare investitori e aziende small cap, che è molto importante, tanto più importante in un momento in cui si percepisce un cambiamento di rotta nei mercati finanziari, compreso ovviamente Piazza Affari, in cui non pochi investitori, dopo aver accelerato sulle grandi quotate, guardano adesso, scommettono adesso anche per una rotazione dei portafogli a beneficio delle small cap. Abbiamo con noi il dottor Massimo Grosso, che cura l'investor relations di Borgo Sesia SPA, un'azienda importante, un'azienda per azioni che è quotata sul mercato climatico azionario di Borsa Italiana. In cosa fa? È attiva nel settore degli investimenti in assets alternativi, nonché nella loro gestione per conto di investitori terzi. In tale contesto, l'asset, diciamo, più importante, il principale, il core, facendo leva su un mix di competenze, ovviamente, è rappresentato da quella immobiliare, con focus sull'acquisto di immobili da completare e rivitalizzare. Dottor Grosso, ho visto la semestrale e intanto possiamo dire che nonostante gli effetti economici che anche in questo settore ci sono stati che il Covid, però si può dire che è andata bene, il gruppo è stato molto resiliente, ha un patrimonio netto che è cresciuto, un EBITDA che sostanzialmente ha tenuto, insomma non è andato affatto male. Sì, buongiorno intanto e grazie a tutti. Ma allora, diciamo che la società di cui parliamo effettivamente è una società peculiare. Diciamo che è l'unica piattaforma quotata che si occupa di distress finance. Peraltro è tramite un'operazione anche un po' articolata, è passata di fatto dall'essere la vecchia compagnia della ruota, CDR Advance Capital, quotata sull'AIM, è passata tramite un'operazione di acquisto di asset, è diventata Borgo Sesia SPA, quotata sull'MTA. Quindi da dicembre dell'anno scorso, ormai diciamo da quasi un anno, noi siamo sotto due diligence di Consob, che abbiamo depositato il prospetto informativo, cosa che nulla togliendo non si fa sull'AIM, per cui diciamo che risultiamo oggi una piattaforma quotata sull'MTA che si occupa di effettuare investimenti nel distress finance. Uno dei concetti principali è che il distress finance fatto come lo facciamo noi è completamente diverso da quello che ormai, diciamo così, va di moda e fanno in molti, e cioè l'andare a comprare all'ingrosso dei crediti, diciamo così, finanziari, dei mutui o dei prestiti chirografi che sono in default, in UTP, unlikely to pay, e di fatto andare semplicemente a cercare di incassarli, credendo quindi di poter fare meglio delle banche. Noi invece abbiamo una gestione, o meglio, un modello di business e un posizionamento completamente diverso. Noi gestiamo direttamente gli asset in cui siamo interessati, principalmente nell'immobiliare, anche nel mercato mobiliare, ma oggi principalmente l'attività è sull'immobiliare, dove andiamo a lavorare l'asset sottostante, tendenzialmente raddoppiando nel valore in 3 anni. Quindi, come riportiamo nei bilanci, ormai siamo quasi a 10 anni di vita, perché è stata fondata nel 2011, quindi avremo 10 anni di anniversario l'anno prossimo, siamo quotati da 9 anni, e quindi sostanzialmente avrete visto dai recenti comunicati che effettivamente, come lei effettivamente suggeriva, la semestrale è andata molto bene, ma d'altra parte questa è una società che purtroppo, occupandosi di malati, perché alla fine la società non va a lavorare sulle start-up e sulle società virtuose, ma va a lavorare sulle società malate o tendenzialmente moribonde. Per cui è triste dirlo, ma non solo ne avevamo quante ne volevamo tra i periodi di crisi, ma ne avremo purtroppo sempre di più con il Covid. Quindi questa sicuramente è una società dove purtroppo, diciamo, è anticiclica. Purtroppo, nel senso che vuol dire che oggi, con quello che sta succedendo, andrà ancora meglio di prima. E quindi lei l'ha visto dalla semestrale, sarà chiaro dal bilancio, non dico nulla
diciamo di nuovo, certo. E sarà chiaro nel piano industriale, cioè purtroppo più malati ci sono e più la società ha, come dire, asset su cui andare a lavorare, più, diciamo così, le persone o le società hanno la voglia di liberarsi di questi asset e l'incapacità di gestire situazioni complesse, quindi quello che normalmente era definita la special situation. Per dare qualche esempio, diciamo un po' più semplice e comprensibile, a cosa siamo interessati? Noi siamo interessati sostanzialmente a società in fallimento, in prefallimento, in procedura o malate che stanno per entrare in una di queste casistiche per andare a rilevare direttamente gli asset dall'attivo oppure rilevare, diciamo, i debiti nel passivo, ma per andare alla fine comunque a diventare padroni, quindi impossessarci dell'asset e andarlo a lavorare. Cosa abbiamo fatto ultimamente? Dico sempre cose, diciamo, che sono state oggetto di comunicato stampa. Ci interessa il real estate, ma non la logistica, i parcheggi, i centri commerciali, i porti, piuttosto che il, insomma, tutto quello che riguarda, diciamo, tendenzialmente ciò che non è la casa. Quindi noi siamo interessati all'appartamento, alla villa, ai grandi complessi cielo-terra, dove sostanzialmente esistono poche banche con cui si va a dialogare e si trova un'intesa per, diciamo così, andare a rilevare questi asset a un prezzo ovviamente che è completamente fuori dal mercato. Questo grazie, non quindi, noi non vinciamo perché sul piatto mettiamo più soldi degli altri. Al contrario, noi comunque siamo operatori piccoli, non siamo l'hedge fund, diciamo, americano che è dotato di billion. Quindi, come sempre, ci siamo dovuti evolvere dal punto di vista darwiniano, quindi siamo diventati intelligenti e bravi a fare il mestiere. Noi vinciamo perché portiamo la soluzione di ingegneria finanziaria, ma anche di, diciamo così, di tecnologia delle procedure fallimentari che ci consente di far piazza pulita sul tavolo degli altri concorrenti. Quindi noi non compreremo mai l'immobile in centro a Milano a 10.000 euro al metro perché crediamo di venderlo tra 5 anni a 12.000 al metro. Al contrario, andiamo a gestire situazioni complesse con, diciamo così, un tridente. La finanza, perché serve sempre, quindi ci finanziamo in molte forme, dall'equity ai warrant, ai bond, fondo immobiliare. Noi siamo una società regolata, siamo quasi una banca, quindi deteniamo anche la SGR, per cui lanceremo dei fondi immobiliari, come abbiamo già dichiarato a Banca d'Italia che ci supervisiona. Sostanzialmente l'idea quindi è di andare su degli asset che abbiano un valore che potrebbe essere 2, 3, 5, 10 milioni per portarli con un lavoro, quindi con un lavoro fatto bene e rilevante, a raddoppiare il valore liquidare nel giro di 3 anni. Quindi, dicevamo, il tridente vede la finanza che è un ingrediente necessario, la competenza, specialmente di Mauro Girardi, che è il dominus, bravissimo amministratore delegato e presidente, ma anche della, diciamo, della capacità di gestione dell'immobiliare. Quindi noi abbiamo all'interno del gruppo la società Dimore Volute, che si occupa, scusi il termine, con la cazzuola, il cemento, eccetera, di andare veramente a eseguire la parte terminale del ciclo di vita dell'immobiliare. Allora, c'è Girardi che, come dire, vede il problema e ha la soluzione. L'immobiliarista, quindi le persone che fanno real estate all'interno del gruppo, non sono dei consulenti a cui si dice ma questo palazzo ha un senso comprarlo, sono persone a cui si dice signori, siete parte della soluzione del problema, dovete dirci voi se questa roba si può realizzare, se ha senso e si può vendere, e poi ovviamente c'è la finanza di cui mi occupo in particolare io. Quindi con questo tridente riusciamo di fatto a portare a casa i risultati che lei ha visto. Piccoli esempi, dove andiamo? Molto semplicemente, interessa l'immobiliare prima casa residenziale. Tenga presente che noi comprando a sconto, a volte, dico sempre cose che troverete nei nostri comunicati stampa, andando a sconto anche fino all'80%, un ultimo mutuo da Monte dei Paschi da 15 milioni l'abbiamo portato a casa per 3 milioni di euro e finanziato peraltro tramite cessione di un credito IVA, per cui è ovvio che se lei la parte preponderante di un immobile a Milano la prende in sconto dell'80%, è ovvio che anche finendo e lavorando tutto quello che c'è da lavorare, lei può andare tranquillamente a sconto del 30% sul prezzo medio al metro quadro del nuovo in zona. E le assicuro che il prima casa in zone, diciamo, ecco,
non ci interessa il sud di Milano, non ci interessa l'Emilia Romagna, non ci interessano le zone troppo fuori, ma Milano centro e semicentro, Roma centro e semicentro, sono zone interessanti dove la prima casa, sconto del 30%, si vende immediatamente, come ne è prova il fatto, come da comunicato stampa sul nostro sito, che di fatto noi vendiamo sempre tutto su carta, quindi prima ancora di realizzare, cosa che ci consente di ottimizzare il ciclo dell'investimento e del circolante. Allora, oltre all'immobiliare, che cosa abbiamo fatto? Via Cosens è un investimento da circa, noi lo vedevamo tra i 5 e i 15 milioni di euro, dove in 3 anni abbiamo raddoppiato il capitale. Abbiamo preso un hotel diroccato che non voleva nessuno, abbiamo portato a chi si occupava del problema la soluzione, l'abbiamo trasformato in appartamenti, venduto tutto su carta. Questo ancora 2 anni fa. Abbiamo appena comprato a Milano vari appartamenti, un investimento più o meno da 1,5 milioni, dove tendenzialmente potremmo fare anche lì il raddoppio del capitale, più o meno, insomma, vedremo, ma anche lì riusciamo a vendere a 10.000 euro al metro quadro anche in questo periodo. Si trattano di 5 bilocali in quella che è chiamato il quadrilatero del silenzio, quindi via Rossini, dove abbiamo a Milano abbiamo il pregio di avere i fenicotteri, e abbiamo, anche lì si sta vendendo quasi tutto. Poi abbiamo il non più residenziale, ma villeggiatura di livello abbastanza alto, quindi abbiamo appena detto che stiamo lavorando vicino a Gardone Riviera, quindi sul lago di Garda, il posto preso d'assalto dai tedeschi, vicino a Luino, che è un posto anche per i frontalieri. Stiamo guardando anche altre zone, da Santa Margherita Ligure a Forte dei Marmi, quindi i posti dove in questo caso sappiamo per certo che si riescono a prendere ville da fallimenti molto più importanti, ad esempio tramite revocatorie o azioni di responsabilità, e si riescono poi a vendere in maniera molto facile. Certo, quindi il nostro lavoro è la sommatoria di operazioni di questo tipo dove si raddoppia il capitale nel giro di 3 anni. Senta, voi fate questo direttamente ma anche per conto terzi? O no? Abbiamo anche sì. Particolare all'operazione che avete firmato, il contratto per la gestione, l'avete annunciato il 19 ottobre, per la gestione di un progetto immobiliare per conto terzi in provincia di Milano, che è un'operazione che sembra importante come volume. Sì, ma guardi, è importante innanzitutto come logica, perché di fatto che cosa succede? Ricordiamoci che noi siamo piccoli. Quindi siamo sull'MTA, ma siamo ancora una società piccola, capitalizziamo meno di 100 milioni di euro, per cui non abbiamo, ripeto, non abbiamo i billion come gli americani. Quindi il concetto è: come possiamo, nell'attesa di crescere e essere apprezzati di più dal mercato, aumentare il tipo di margine, andando a fare leva, dove per leva intendo andare a gestire il patrimonio di altri. Quindi, visto che abbiamo dimostrato di essere capaci di farlo, ci sono due temi. Uno, possiamo, una volta che finiamo le nostre provviste o impieghiamo le nostre provviste, possiamo andare a lavorare, quindi dando la nostra intelligenza, la nostra capacità immobiliare, la nostra capacità ed esperienza nel portar fuori dai fallimenti, quindi nel pulire, nel togliere le castagne dal fuoco, agli altri, e ovviamente veniamo pagati per questo. La cosa interessante, perché vuol dire aumentare le bidda ma senza dover aumentare il tipo di investimento. Quindi abbiamo anche dichiarato a Banca d'Italia che andremo a fare da qui a fine dicembre fondi immobiliari, quindi l'abbiamo già dichiarato a Banca d'Italia, per cui diciamo che anche in quel caso il fondo immobiliare è di per sé gestione di oggetti per conto di altri, quindi andremo a fare il lavoro anche proprio come asset manager, quindi non solo come investitori diretti. Per cui credo che alla fine è una società in cui è richiesto un po' di tempo per capirla. Cioè, noi non siamo la società che ti fa il piano industriale, ti sa dire esattamente che cosa fai, quanto EBITDA fa tra 3 anni. Va capito il modello di business. Però lei ha iniziato effettivamente azzeccando, cioè questa è una di quelle società che è nel quadrante giusto al momento giusto, perché il Covid non solo non la tocca, potrebbe ovviamente influenzare un minimo. Detto onestamente, a Milano stavamo vendendo oggetti a marzo con lockdown, la conservatoria è chiusa, no? Per cui non è possibile, e ogni tanto qualcosa può slittare. Ma nonostante questo, lei ha visto, siamo una delle poche società che ha fatto utile netto e ha fatto ottimi risultati anche
nel primo semestre di quest'anno. E da sempre diamo dividendo, a parte diciamo gli ultimi due anni, solo perché uno, siamo dovuti passare sull'MTA e quindi l'operazione era complessa, due, quest'anno per il Covid, ma al netto certo. di questo diciamo che è una società che ha sempre remunerato gli investitori. Sì. Senta, un'ultima cosa proprio flash, da tutto quello che dice, insomma, diciamo, se deve fare una evoluzione prevedibile della gestione, insomma, dico, per guardando il 2021 mi sembra intonata molto positivamente, o no? Ma in generale sì, questo lo dice anche l'Equity Research che è stata pubblicata su di noi, quindi anche perché tenga presente che in ogni caso oggi, insomma, quello che noi abbiamo dichiarato in semestrale e quello che abbiamo dichiarato, diciamo, come comunicati stampa, quindi l'operazione Lake sul Lago di Garda piuttosto che Luino, eccetera, e quella che lei ha citato, e i fondi immobiliari, è ovvio che sono operazioni pluriennali, cioè io certo. quando ho preso un oggetto e l'ho pagato bene, sto finendo di svilupparlo, è ovvio che magari che siano, insomma, ha visto, si parlava sull'operazione sul Lago di Garda di 7 milioni di euro, quindi quelli ovviamente a breve arrivano, no? Per cui è chiaro che si farà un pochino più di difficoltà, ma è una villa prestigiosa, divisa in un numero piccolo di appartamenti, altamente personalizzabili, con piscina privata, e siamo in una delle zone onestamente più caratteristiche sul Lago di Garda, con una zona esclusiva, per cui è ovvio che sarebbe molto più difficile cercare di vendere una casa al lago, lì dove esistono case, diciamo, una grande disponibilità, piuttosto che oggetti normali. Ecco, questo è un oggetto dove per poter avere un attico in una villa di questo tipo è ovvio che sicuramente sono dei trophy asset, ecco, e quindi come tali per definizione diciamo resistono, sono resilient alla crisi, ecco, questo possiamo dirlo di sicuro. Tutto questo è stato davvero interessante, ci ha fatto una spaccato di questo mercato molto chiaro. La ringrazio davvero tanto. Ricordo, abbiamo parlato con il dottor Massimo Grosso, che segue il settore dell'investor relation per il gruppo Borgosesia. Grazie mille. Grazie a voi, come sempre, del tempo dedicato.